Non poteva mancare un commento che ha fatto Luigino Di Maio sulla vicenda di Roma. E io non posso non rinnovare a Luigino Di Maio, anche sulla base delle vicende di Roma, il mio invito ad un dibattito pubblico. Lo faccio perché è un nostro concittadino, è di Pomigliano, dove, come sapete, si è candidato prendendo 60 voti. Lo invito a un dibattito pubblico, e diavolo. La trasparenza, il popolo, la voce al popolo. E se vediamoci da qualche parte, decida lui dove diavolo si vuole vedere. E discutiamo di tutto. Della trasparenza in Campania, della trasparenza a Roma, del reddito di cittadinanza, delle grandi idee innovative. Io vorrò sostenere la mia tesi che l'onorevole Luigino Di Maio è uno sfaccendato, un furbastro. Anche se si presenta come un chierichetto, è un furbastro che non può governare neanche un condominio. Questa è la mia tesi e vorrei avere la consolazione di spiegarla e motivarla in un confronto pubblico con il diretto interessato, per discutere nel merito di trasparenza, di moralità pubblica, di governo delle istituzioni, di disoccupazione, di reddito di cittadinanza, di problemi meridionali, di pubblica amministrazione, e diamo. Fino ad oggi non ho avuto questa consolazione. E quindi continuiamo a seguire il chierichetto in tutte le sue esternazioni. Su Roma ha detto: state contenti perché noi abbiamo litigato con tutti quanti. A Giovanò. E stai in confusione mentale perché quelli che si sono dimessi li hai messi tu, hai litigato con te stesso. Queste cose vanno dette perché se uno si presenta addirittura per governare l'Italia, beh, ognuno di noi ha il dovere di dire quello che pensa e di dire ai cittadini italiani: guardate, il resto del mondo politico farà pure schifo. E in tanti casi fa più che schifo, diciamo la verità. Però quando ragioniamo sul destino dell'Italia, pensiamoci bene perché rischiamo davvero di far precipitare in un burrone il nostro paese. Siete dei miracolati, non guadagnavate un cazzo prima di conoscere me, ora voi guadagnate stipendi meravigliosi.